siamo a 16 km ragazzi, neanche una tacca consumata, fa freddino. Sono arrivato in questo momento nel centro di Messina ragazzi, vedi le immagini. Il Kirin ha una partenza straordinaria ed è in modalità 2, eh? In seconda marcia va che è una goduria, di terza ragazzi in penna. Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Mi avete chiesto come ho fatto a trasformare questo allarmino da batteria a cavo, perciò per alimentarlo direttamente dalla batteria del monopattino. Ora io cercherò di smontarlo nuovamente così da mostrarti cosa ho fatto. Allora intanto ti dico che la modifica non è complicata, ovviamente deve avere delle basi tecniche, devi saper saldare e devi avere anche diciamo la strumentazione basilare. Allora, per aprire intanto questo basta un piccolo giravite italiano sottilissimo, ha dei gancetti che bloccano il contenitore, è una scocca ragazzi plastica, e sotto in descrizione vi lascio il link sia di questo allarmino originale con batterie che anche del resto della componentistica, che poi alla fine non è che serve chissà che cosa, serve semplicemente una scheda di diciamo stabilizzazione della tensione, che ora ti farò vedere. Allora, quando smonterai l'allarme ti troverai questa scheda saldata con i contatti del portabatterie, che sono questo uno negativo generale e poi c'è l'altro che è questo qui. Perciò tu innanzitutto devi fare attenzione quando sfili il tutto, lo sfili, lo esci dal contenitore e poi levi la saldatura 1 e 2. Levando questa ti ritroverai la scheda, eccola qui, così sfusa, pronta da saldare con la centrale. Cosa ho fatto? Questo è l'allarmino completato, finito. Allora, questa è la scheda originale dell'allarme. Questa è l'antennina, questa in metallo, l'antenna che capta appunto il segnale del telecomando. Questo qui è il cicalino, è un buzzer ad altissimi decibel, è quello che ti permette di captare il movimento, e questo è un sensore che se mosso o scosso chiude un circuito e appunto ti fa suonare il cicalino. C'è anche tutto implementato qua dentro, un piccolo computer con delle suonerie, con appunto il suono della polizia, il zzzz, c'è tanti suoni precaricati qua dentro. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere questa schedina, collegarla in ingresso, questo è il pin ingresso, questo è l'altro pin ingresso, questi sono positivi, negativi, e questo è uscita, output, negativo qui sopra, positivo qui sotto. Qui ci va collegata la schedina, questa, tramite questa saldatura qui e quest'altra saldatura qui che è dal lato interno qui sopra. Facendo questa saldatura e collegandola alla schedina, noi abbiamo diciamo cablato 1 e 2 insieme. Qui invece ci va un altro filo elettrico, che è quello che andrà alla batteria del monopattino. Ragazzi, da qui, da queste schedine, hai la possibilità di regolare tramite un piccolo trimmerino, tramite un cacciavite tipo questo. Vai lì, piano piano, giri, 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 fino a quando in uscita non ti trovi la tensione che ti serve. In questo caso, quant'è la tensione? 1,5 più 1,5 fanno 3, più 1,5 fanno 4,5. Io l'ho programmato
con una tensione di 4,6 volt circa, così ho un qualcosina in più come anche potenza da poter, diciamo, sfruttare per avere più potenza in uscita audio. Mi raccomando una cosa: prima di saldare questi, che sono i pin di uscita alla centralina, devi programmare la schedina, non saldarla subito con questa, perché dal momento in cui darai 12 volt, per esempio qui in uscita, cosa avrai? 12 volt, ragazzi, perciò questa la bruci, questa la devi saldare con questa solo ed esclusivamente dopo aver regolato la tensione bassa, perciò a 4 e qualcosa. E in ingresso questo può prendere varie tensioni. Io per esempio l'ho programmato con una tensione 12 volt perché farò funzionare tutto il mio impianto del monopattino, luci, led laterali, tutto comunque a 12 volt, anche se il monopattino, come sappiamo, può avere tensioni della batteria differenti. Ci sono quelle a 36, a 48, a 60 volt, eccetera eccetera eccetera. Per quanto riguarda poi ulteriori modifiche, ragazzi, questo modello di campanello non, in teoria non ti permette di andare a staccare e attaccare l'alimentazione generale al monopattino in caso di furto, ecco, di scossone o di movimento dello stesso. Ok ragazzi, questa è la parte frontale della schedina originale. Qui va fatta la prima saldatura di alimentazione, qui va il polo negativo in uscita della nostra schedina e qui va il polo positivo di uscita della schedina, perciò tra qui e qui ci abbiamo 4,6 volt circa o 4,5 volt circa di alimentazione. Ragazzi, connesso con alimentatore, 12 volt avviato, telecomandino, via. Vediamo, mamma mia come suona. Questo è il filo, connesso via cavo, via, blocchiamolo, facciamo un movimento. Benissimo.